ordinamento. Qualche cosina su che cosa intendiamo per ordinare, ma proprio una slide. Poi la definizione di alcuni metodi di ordinamento e soprattutto, che in realtà è l'unica cosa che interessa, perché non ha assolutamente senso chiedervi di implementare un metodo di ordinamento dal momento che ce ne sono scritti da professionisti nella Java Collection Framework. Però è utile avere una qualche idea, perché fra l'altro l'ordinamento è un problema che in cui tutte le considerazioni fatte sulla complessità vengono fuori in modo particolarmente chiaro. Allora, parliamo di algoritmi iterativi, e sono l'insertion sort e il selection sort, algoritmi speciali, algoritmi ricorsivi e poi degli algoritmi effettivamente usati all'interno delle collection. In realtà quello che guardiamo qui adesso sono soltanto l'insertion sort, il selection sort e il counting sort. È una breve vista su come utilizzare, ma non come è fatto ancora perché non siete ancora in grado di capirlo, come utilizzare i metodi messi a disposizione dalla Java Collection Framework. Allora, definizione formale, io ho una sequenza di n numeri e devo trovare una permutazione degli elementi originali tali che venga verificata una qualche relazione di ordine parziale sugli elementi, per cui A1 è minore o uguale di A1' è minore o uguale di A2', minore o uguale di bla bla, minore o uguale di A2 di AN'. Un possibile algoritmo di ordinamento potrebbe essere: provo tutte le permutazioni e verifico se la permutazione è ordinata. Dal momento che io sto cercando una permutazione del mio insieme d'ingresso, io potrei mettermi, provare tutte le permutazioni e alla fine, prima o poi, una che è giusta la trovo. Che complessità avrebbe questo? Fattoriale, esatto. Avrebbe una complessità fattoriale perché io sto generando tutte le possibili permutazioni e quindi addirittura superiore esponenziale, proprio la peggior complessità che c'era nella slide. Non è la peggiore in assoluto, ma è la peggiore che abbiamo messo nella slide. Beh, un altro considerazione onestamente importante che va fatta, sempre dal punto di vista degli utilizzatori di un algoritmo di ordinamento, è distinguere se noi ci occupiamo di sorting interno o ordinamento esterno. Nell'ordinamento interno noi diamo per scontato che gli elementi che dobbiamo ordinare sono in memoria. Il fatto che gli elementi siano in memoria fa sì che accedere a un elemento sia tutto sommato una cosa veloce. Nell'ordinamento esterno, invece, noi ipotizziamo che i dati da memorizzare siano su un file o comunque su un qualche tipo di medium particolarmente lento, perché un file o comunque il disco è ordini e ordini di grandezza più lento della RAM. Allora, se stiamo parlando di ordinamento esterno, tutte le considerazioni cambiano e devono comunque tener conto di questo, perché mentre io posso in un tempo lineare confrontare tutti gli elementi uno con l'altro se sono in RAM, beh sì, il tempo è sempre lineare, però sono tre ordini di grandezza di più, vuol dire comunque passare dai minuti ai giorni quasi per fare un ordinamento. Quindi pensare se l'ordinamento è interno o esterno è un qualche cosa che serve. Altra piccola dettaglio, in realtà queste slide vengono da un corso di algoritmi e programmazione avanzata, però probabilmente voi non soffrite di questi problemi. Tutti gli algoritmi di ordinamento vi raccontano sempre come fare a ordinare i numeri. Di fatto nessuno vuole ordinare una serie di numeri, non ha alcun senso ordinare una serie di numeri. Quindi noi abbiamo da ordinare degli oggetti,
visto che siamo in Java, sono delle classi, e questi oggetti e queste classi hanno una qualche chiave. O, per essere ancora un po' più generici, sempre in Java, diciamo che esiste un'interfaccia che si chiama comparable. Due oggetti sono confrontabili se implementano questa interfaccia. Se la implementano, io posso chiedermi qual è il, fra virgolette, maggiore dei due. E in questo caso li posso ordinare. Quindi noi parliamo di numeri, ma in realtà stiamo facendo qualche altra cosa. Altro elemento fondamentale quando parliamo di algoritmi di ordinamento è la stabilità. Allora, un algoritmo si dice stabile se gli elementi che hanno la stessa chiave sono nello stesso ordine prima e dopo l'applicazione dell'algoritmo. Immaginate di dover mettere fuori i risultati di un esame. Allora voi ordinate gli studenti per cognome e dopo averli ordinati per cognome li ordinate per voto. Qual è l'effetto di questo doppio ordinamento? Se l'algoritmo di ordinamento è stabile, voi avete ordinati per voto e all'interno del voto mantengono l'ordine che avevano per cognome e quindi avete una lista tutto sommato leggibile. Se l'algoritmo non è stabile, quando voi ordinate per voto li mischiate tutti e perdete l'ordinamento per cognome, e se immaginiamo che abbiate preso tutti 30, ci mettete un sacco di tempo a trovare il vostro nome nell'elenco. Ci ho preso 30, posso anche farlo, però allora, gli algoritmi di ordinamento hanno una complessità diversa. Allora, abbiamo gli algoritmi, n fattoriale, che è così, una boutade, non è neanche un algoritmo, le provo tutte, prima o poi sono ordinate. Gli algoritmi semplici, iterativi, hanno una complessità n quadro. Abbiamo visto il bubble sort ieri, oggi, ma proprio veloci, perché non li dovete implementare, vediamo l'insertion sort e il selection sort. Poi n log n, per tenere svegli non sto andando in ordine, n log n sono gli algoritmi ricorsivi, e questi li parleremo nella ricorsione probabilmente un po' avanti. Allora, si può dimostrare matematicamente che un algoritmo di ordinamento non può avere una complessità minore di n log n. Quindi il problema, in qualche modo, è un problema n log n. Non può essere risolto con un algoritmo più semplice di n log n. E poi abbiamo gli algoritmi di ordinamento grande di n, che ovviamente negano quello che io ho appena detto un attimo fa, però funzionano solo in casi speciali. Quindi se io sono in grado di aggiungere vincoli in vari modi al problema, io sono in grado, posso ordinare degli elementi in un tempo lineare. Se non sono in condizioni di aggiungere questi vincoli, beh, fondamentalmente l'unica cosa che posso fare è n log n. Però questo vi fa un'altra lezione importante, perché io ho un problema che è n log n, che è stato dimostrato matematicamente essere n log n, e io riesco, aggiungendo dei vincoli, e vi dico molto semplicemente quali possono essere questi vincoli. Le chiavi possibili le chiavi possibili dei miei elementi sono limitate. Se io so che devo ordinare dei voti da 0 a 30, io posso usare un algoritmo lineare, perché so che ho unicamente 30 voti. Se so che devo ordinare dei numeri reali, non posso usare nulla di questo tipo, perché non sono, in realtà sono limitate, sì, perché è informatica, non è matematica questa, però sono limitate abbastanza, sono abbastanza tante da non permettermi di usare un algoritmo di questo tipo. Se io posso limitarle decisamente, posso avere un algoritmo molto più efficiente.
Allora, guardiamo l'insertion sort. L'insertion sort è quello che fa una persona solitamente con un mazzo di carte, almeno quello che faccio io con un mazzo di carte. Ho una parte delle carte che sono non ordinate, prendo una delle carte non ordinate e la metto nel punto giusto, la inserisco nella metà del mazzo ordinata al punto giusto. Poi prendo un'altra delle carte non ordinate e la inserisco nel punto giusto in quelle ordinate. Vado avanti così, quindi in un generico momento nella mia mano ci sono delle carte non ordinate che sono quelle blu scure, delle carte ordinate che sono quelle azzurro e la carta che sto considerando, che in questo esempio qui è la prima carta, non ancora la carta che sta in mezzo ai due insiemi, che io prendo, tiro fuori, decido dove mettere e metto dentro. Questo è come funziona l'insertion sort. Domanda, è stabile? Io prendo sempre la prima carta fra quelle non ancora ordinate, scelgo il punto in cui metterla e la lascio. Ditemi se è stabile. Immaginate di avere un altro 8. Dimmi. Allora, il vostro collega dice giustamente, dipende da dove decido di mettere la carta. Sì, se dipende se ho il minore uguale o il minore, fondamentalmente. Però sono furbo, uso il minore e quindi è stabile. È stabile perché se io trovo un altro 8, lo faccio scorrere lungo il mio vettore, mi fermo prima dell'altro 8, quindi in qualche modo tutti gli 8 continuano a essere nello stesso ordine in cui erano nella parte blu scura. Quindi l'insertion sort è un algoritmo stabile. Tempo quadratico. Perché il tempo è quadratico? In modo molto molto intuitivo, senza fare nessuna considerazione sul codice, andare a vedere le cose, io ho un ciclo su tutte le carte. Ogni carta la prendo e la faccio scorrere decidendo dove metterla. E quindi ho due cicli, uno dentro l'altro, entrambi che dipendono da n, dove n è la lunghezza delle carte che io devo, ordinare. Sì, ci sono tutti i dettagli, il ciclo interno non è n ma è n-l, perché in realtà una parte l'ho già vista, eccetera. Però abbiamo visto che questo ci porterebbe ad avere una complessità del tipo n quadro meno n, e il meno n ce ne dimentichiamo. Quindi globalmente io ho un ciclo su n, dentro un ciclo su n, e la complessità è n quadro. Complessità in termini di tempo, se vogliamo. Numero di confronti e numero di volte in cui devo copiare un dato, vabbè, similmente sempre legati a n quadro. Si vede chiaramente qui. Per far scorrere un elemento, immaginate io prendo l'8 e decido di mettere al posto giusto l'8. Per mettere al posto giusto l'8 cosa devo fare? Devo far scorrere il 12, il 16 e il 21 di una posizione a destra. Allora, far scorrere di una posizione a destra in un vettore comunque vuol dire ricopiare i vari elementi una volta uno dopo l'altro. Quindi, se i miei dati sono in un vettore, per farli scorrere devo fare una serie di copie e alla fine lo metto nel punto giusto. Quindi, volendo riassumere, insertion sort, carino, tempi, n quadri, faccio un sacco di copie, però è stabile. Selection sort. Selection sort è il primo
algoritmo che io solitamente insegno nei corsi di informatica. Scelgo qual è il più grande, scelgo qual è il più piccolo e lo metto in testa scambiandolo. Poi mi dimentico del primo elemento. Dal secondo in avanti trovo il più piccolo e lo metto in seconda posizione e lo scambio con il secondo. Poi dimentico il secondo elemento. Dal terzo in avanti scelgo il più piccolo, trovo il più piccolo, lo trovo, lo metto in terza posizione e metto il terzo, quello che era in terza posizione al suo posto e lo scambio. E vado avanti così. Complessità? Complessità quadratica, esattamente come l'altro, perché io ho un ciclo su tutti gli elementi, poi per ogni elemento devo cercare il più piccolo in tutti quelli che stanno dopo. Quindi ho n dentro n. Sì, c'è qualche fattore, c'è, quindi è un n quadro meno qualcosa, però è n quadro. Numero di scambi? Il numero di scambi è esattamente n. Perché quando io prendo il primo elemento vado a cercare qual è il più piccolo e lo scambio. Poi provo il secondo elemento, vado a cercare qual è il più piccolo dopo e lo scambio. Poi prendo il terzo elemento, vado a cercare qual è il più piccolo e lo scambio con il terzo. Quarto elemento, vado a cercare qual è il più piccolo e lo scambio con il quarto. Quindi il numero di scambi è esattamente n. Molti, molti meno che non nel caso dell'insertion sort. È stabile? Dimmi. L'ultimo dei numeri non dovrebbe già trovarsi in posizione essendo il più grande. No, perché? Allora, dopo aver messo il 25 in questa situazione qui, al passo dopo io considero la posizione in cui adesso c'è l'81, vado a cercare qual è il più piccolo là in mezzo e trovo il 28 e scambierò 28 e 81. Poi vado nella posizione in cui adesso c'è il 34 e vado a cercare il più piccolo dopo e troverò il 34 e lo lascio lì. Poi vado avanti, vado avanti, vado avanti. Quindi no, in realtà non all'ultimo passaggio, l'ultimo è già l'ultimo, sì, però all'ultimo passaggio, durante il... l'algoritmo no. Comunque la cosa che dovete vedere, che deve saltarvi all'occhio, al netto dei dettagli implementativi che non vi interessano e non devono interessarvi, è che l'algoritmo richiede un ciclo dentro un ciclo. Io ho un ciclo su tutti gli elementi e in ogni passaggio cerco il più piccolo da lì in avanti. Da lì in avanti vuol dire sempre su tutti gli elementi, quindi alla fine è n quadro. E il tipo di considerazioni che voi dovete essere in grado di fare velocemente e in modo quasi automatico sugli algoritmi sono queste. Doppio ciclo, esponenziale, fattoriale, costante. In questo modo qui uno riesce abbastanza in fretta a decidere che cosa usare e che cosa no. Allora, la domanda è stabile? La risposta è no, non è stabile. Quindi risparmio tantissimi scambi, però un algoritmo non stabile. Countings, dimmi. Sì, non posso farlo qui alla lavagna, faccio la lavagna, non lo registro, però questa tecnologia mi manca. Senti, lo faccio alla lavagna dicendo cosa faccio e chi mi, se qualcuno mi ascolta riesce a vedere qui? Ok, allora diciamo 80 1 2.
io scorro, prendo l'80 e lo metto qui, prendo l'1 e lo metto qua sopra. Successivamente prendo questo 80 e lo metto qui, prendo questo 2 e lo metto qui. I due 80 hanno cambiato la loro posizione relativa. Per cui in base agli scambi che io faccio potrei, di fatto mischio tutti quelli che vengono dopo. Si può rendere stabile aggiungendo un'ulteriore fatica, per cui io prima di scambiare effettivamente vado poi a controllare con chi scambio e lo rendo decisamente più complesso, ma non ha molto senso. L'unica utilità di questo algoritmo è che corrisponde a 5 righe di codice e fa pochi scambi, è facile da spiegare, è facile da capire e non è stabile. Se ti serve fare un algoritmo migliore, usane uno migliore. Allora, il counting sort è un esempio di algoritmo che vediamo di nuovo molto molto a volo radente, perché ci fa vedere come aggiungendo dei vincoli a un problema io sia in grado di trasformare significativamente la sua complessità. E questa è una cosa che bisogna dire che tutto sommato è vera molto spesso. Quindi voi avete un problema generale, prendete un libro di algoritmi e vedete che questo problema viene risolto con un algoritmo che ha una certa complessità, però nel vostro caso specifico siete in grado di fare tutta un'altra serie di ipotesi che di fatto trasformano il problema. Allora, l'algoritmo di counting sort è un algoritmo stabile ed è un algoritmo che ha un tempo lineare. Lineare vuol dire che tutto sommato cresce linearmente con il numero di elementi che io devo ordinare. L'idea di base è che io faccio prima una passata di tutto il mio vettore e cerco di capire per ogni elemento quanti elementi sono più piccoli. Quindi quanti elementi alla fine dovrò mettere prima di quell'elemento. E poi lo metto direttamente nella posizione giusta. Una volta che ho capito questo, faccio un secondo passaggio in cui lo metto nella posizione giusta. E questo lo posso fare in tempo lineare perché il numero di possibili valori della chiave è limitato. E in effetti io ho bisogno di un vettore di supporto, che qui è indicato con C, che ha come dimensione da 1 a K, dove K sono i possibili valori della chiave. Vi rendete conto che se i possibili valori della chiave sono 32 bit, 2 alla 32, questo non è fattibile, con tutto che sono finiti, ma non è di fatto non è praticabile. Se i possibili valori sono un numero limitato, sì. Allora, questo è il chiarissimo pseudocodice del Corman, che possiamo tranquillamente... Io ho questo vettore C e lo azzero. Ma chissà se... Vediamo l'esempio. Allora, io ho il vettore C e lo azzero. Poi vado a vedere tutte le volte che trovo, ad esempio, A in posizione... Nella prima posizione ho un 3. Il fatto di avere un 3 nella prima posizione mi fa mettere nel vettore C 1 nella terza posizione. Poi trovo nella seconda posizione di A, trovo 6 e questo mi fa mettere nella posizione 6, quindi la posizione indicizzata con il valore della chiave di C, vado a mettere 1. E vado avanti così, di fatto contando quante chiavi ho. La prima riga di C, la prima volta che c'è scritto C, vuol dire semplicemente che nel mio vettore c'erano due chiavi che valevano 1, nessuna chiave che valeva 2, due chiavi che valevano 3, tre chiavi che valevano 4, nessuna chiave 5 e una chiave che valeva 6. E questo passaggio lo riesco a fare perché il numero di chiavi è limitato. E quindi posso scrivere quella formuletta C quadra A quadra J. Quindi io faccio accesso alla cella di C usando come indice il valore presente nella cella di A.
Facendo questo io riesco in un tempo lineare a riempire il vettore C. Una volta fatto questo, faccio un altro passaggio in cui semplicemente io sommo a ogni elemento di C quello che gli sta a sinistra. Per cui lo 0 diventa 0 più 2, il 2 diventa 2 più 2, il 3 diventa 3 più 4, lo 0 diventa 0 più 7, l'1 diventa 1 più 7. Se vedete la seconda riga di C, io l'ho ottenuta semplicemente sommando. E a questo punto io so quanti elementi vanno prima, io riesco a capire esattamente in quale posizione mettere ogni elemento. Per cui nel terzo passaggio io prendo ogni elemento e lo metto direttamente nel suo posto giusto. Non è mia intenzione entrare nei dettagli, voglio soltanto darvi un'idea molto ad alto livello, direi qualitativa più che quantitativa, di come funziona l'algoritmo. Io conto, vado a vedere i valori delle chiavi, capisco quanti elementi ci saranno prima di ogni elemento con una certa chiave e al terzo passaggio metto gli elementi esattamente nel punto giusto. Quindi sono tre passaggi. Due passaggi vengono fatti scorrendo tutte le chiavi, quindi quante sono le possibili chiavi. Il terzo passaggio viene fatto, cioè il primo passaggio viene fatto scorrendo tutto il vettore, il secondo tutte le possibili chiavi e il terzo di nuovo tutto il vettore. Quindi O grande di n, O grande di k, dove k è il numero di chiavi, O grande di n. Somma, 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 il termine più significativo è O grande di n e io sono riuscito a ordinare il tutto usando un tempo lineare. Ok, e tutto questo in Java cosa ci importa? Nulla. Quindi rilassatevi. Spero di essere riuscito a trasmettere qualche idea in realtà, perché le idee sono importanti, quindi l'idea di guardate la complessità, cercate di capire, immaginare qual è la complessità di un algoritmo senza per questo dover fare un'analisi esatta. In Java di fatto esiste un algoritmo molto molto più efficiente di tutti quelli che abbiamo visto, no, in realtà non più efficiente del counting sort, ma più efficiente degli algoritmi quadratici, perché funziona senza nessuna limitazione, che si basa sull'interfaccia comparable. Allora, sul metodo compareTo, quando io definisco una mia classe, se voglio poter usare il metodo che mi viene offerto dalla Java Collection Framework per ordinare i miei oggetti, io devo far sì che un oggetto implementi l'interfaccia comparable, ovvero sia l'oggetto, dai che stiamo finendo, ovvero sia l'oggetto abbia il metodo compareTo. Allora, il metodo compareTo prende due oggetti, il primo è un metodo di una classe, quindi il primo è la classe stessa, il secondo è l'altro, e restituisce un numero, un intero. Questo intero è, in realtà mi interessa soltanto discriminare tre possibili casi, più piccolo, più grande, uguale. E quindi posso dire che l'intero è negativo se l'oggetto è più piccolo dell'altro, di quello con cui si sta confrontando. Il risultato è zero se i due oggetti sono uguali, guardate bene, uguali come chiave, non è detto che siano uguali, perché se io ho due Mario Rossi, per me che sto facendo un elenco alfabetico sono uguali, ma non sto dicendo che i due Mario Rossi siano la stessa persona, hanno semplicemente la chiave con cui li ordino uguale, e maggiore di zero se invece il primo è il più grande. Il modo migliore, l'unico in realtà che ho trovato io per ricordarmi questo minore uguale o maggiore di zero, è pensare che io sto confrontando due interi, per favore,
Se io sto confrontando due interi, quello che faccio è il primo meno il secondo. Se io faccio il primo meno il secondo, il risultato è positivo se il primo è più grande, il risultato è negativo se il secondo è più grande e il risultato è zero se sono uguali. Quindi compare tu, se fossero interi, sarebbe un meno. E di conseguenza negli altri casi va usato. Dunque, non implica che siano uguali, ma se sono uguali, chiaramente compare tu deve dare zero. Quindi, quando io ho una... esiste anche un altro modo per ordinare gli oggetti, ed è quello di utilizzare un comparator, ma questo lo vedrete successivamente. Immaginiamo di voler applicare e di voler ordinare gli studenti per numero di matricola. Usiamo come numero di matricola un intero. Allora io posso dire che la mia classe studente deve implementare comparable. Una volta che implementa comparable, io faccio l'override del metodo compareTo e come compareTo ritorno il meno fra le due matricole, esattamente come vi avevo detto. Dovreste sapere benissimo che cosa vuol dire override, comunque lo vedremo la prossima volta. Come vedremo la prossima volta, anche un'altra serie di note importanti, ed è che se io definisco compareTo, sarebbe tanto utile, tanto bello che facessi l'override anche dei metodi equals e hashCode. Perché se inizio a essere io che spiego a Java, fra virgolette, che spiego come ordinare gli oggetti, dovrei anche essere io che tiro fuori un concetto di uguale che sia coerente con il compareTo. E quindi due oggetti sono uguali, due studenti sono uguali se hanno la stessa matricola, non se sono nella stessa locazione di memoria, come se di default, se non sbaglio, farebbe Java, che dice due oggetti sono uguali se sono nella stessa locazione di memoria, se sono lo stesso oggetto praticamente. No, per me due studenti sono uguali se hanno la stessa matricola, quindi ridefinisco l'equals in modo coerente con il compareTo. E se tocco l'equals, assolutamente devo riscrivere anche l'hash code, ma di questo lo guarderemo meglio quando ci occuperemo delle tabelle di hash. Questo è il metodo alternativo, ma ve lo lascio qui. Io posso ordinare una classe non prendendo la classe, lo vedrete la prossima volta. Vi saluto.